Buongiorno, come state? Bentornati nel mio canale. Allora, come vedete, adesso sono giù accucciata perché è l'unico punto che ho della camera dove riesco a appoggiare il telefono per parlarvi. Come vedete, il letto è disfatto perché venerdì mattina è dedicato alle pulizie di casa. Il letto rimarrà molto probabilmente disfatto perché oggi andremo all'IKEA al 90% perché dobbiamo cambiare assolutamente il materasso. Oramai veramente ha tirato gli ultimi, non sappiamo più che cosa fare, sono mesi che lo stiamo girando, rigirando, provando in tutti i modi per evitare di cambiarlo, ma il mal di schiena mio ormai è arrivato a un punto di non ritorno. Raffa, poverino, a parte, cioè, anche se lo continuiamo a girare tutto quanto, dorme praticamente in un buco dove sprofonda e non vi dico anche lui il mal di collo, il mal di testa, il mal di schiena che ha ogni volta che si sveglia. Quindi, cioè, veramente non possiamo continuare così. Perciò l'idea è quella assolutamente di andare a cambiarlo. Potremmo aspettare ancora, ma si tratterebbe comunque di una settimana, due, perché davvero non ce la facciamo più. Quindi abbiamo deciso, ci hanno parlato benissimo delle molle insacchettate e dei materassi di IKEA, quindi andremo su consiglio di un'amica appunto a provare questi materassi. Avremmo voluto farcelo arrivare per evitare appunto di uscire, però il materasso credo che sia una di quelle cose che comunque almeno devi vedere e toccare perché vogliamo evitare di prendere un'altra fregatura, diciamo così. Questo materasso è andato bene, però è andato bene proprio per poco, perché poi ha cominciato subito a deformarsi. Probabilmente siamo stati sfortunati noi. Mi spiace che si veda la marca, magari dopo, se riesco in post, faccio in modo che sia un po' nascosta. Non è assolutamente per parlare male di questa marca, anche perché me ne hanno parlato bene in tantissimi. Probabilmente siamo stati sfortunati noi che nell'immediato, quando era anche assicurato, il problema non è venuto fuori però non troppo dopo e quindi probabilmente c'è stato un errore, una falla su quest'unico materasso e noi fortunelli l'abbiamo beccato così. Comunque, Raffa è ad onare all'Avis, io adesso mi occupo delle pulizie di casa, spero di spicciarmi, infatti adesso corro perché manca poco alle 8, così da uscire, andare a prendere il materasso e tornare subito a casa, quindi non è per shopping o divertimento che stiamo andando, ma proprio perché abbiamo un'esigenza ormai fisica, proprio perché i dolori sono diventati veramente forti. E quindi niente, magari vi faccio vedere un po' di pulizie, poi vi porto con noi se decidiamo appunto di andare all'IKEA. Quindi io parto subito con le pulizie, ci vediamo dopo.
Allora, missione compiuta, abbiamo preso il letto, anzi il materasso, e il Hovag 1,60 per 2 metri. E niente, poi quando vi faccio l'haul di altre due cosine che abbiamo preso, vi spiego bene tutte le varie caratteristiche di questo letto. Buonasera, io ho la giacca perché sono appena rientrata con Runa. Tra poco ci mangiamo una pizza, ma le due cosine in più che ho preso oltre al materasso ve le faccio vedere domani. Quindi il vlog si concluderà domani. Non abbiatene male, però sono davvero cotta, voglio mangiare la pizza e poi voglio sdraiarmi e poi andare a letto. Quindi vi li faccio vedere domani, promesso. Bentornati, allora oggi è lunedì, quindi concludo il vlog che doveva essere di venerdì, sabato e domenica. In realtà lo concludo oggi, avrete visto il venerdì, forse qualcosa del sabato, ma non sono neanche sicura perché in realtà eravamo alla casa a fare dei lavori, ma poi ha cominciato a piovere fortissimo, siamo tornati a casa, insomma un macello, quindi penso in realtà che vedrete qualcosa del venerdì e vi faccio vedere oggi invece le altre cose di cui vi avevo parlato che abbiamo preso all'IKEA perché ci servivano. Quindi mini haul delle cose prese ad IKEA oltre al materasso con il quale ci stiamo trovando davvero benissimo. Raffa ha già detto che praticamente il mal di schiena gli è sparito. Io così così, ma perché sto dormendo male in generale, non sto digerendo bene, quindi sni. Però mi trovo davvero bene, cioè mi sembra di essere davvero su un letto adesso e non in una barca che sprofonda, quindi per ora assolutamente positivo il riscontro con il materasso di IKEA. Vi faccio vedere, così poi chiudiamo questo vlog un po' strano, un po' vabbè, è venuto così, prendetelo un po' così come è venuto. Vi faccio vedere le quattro cosine che ho preso che proprio mi servivano. Partiamo dalle lenzuola. Allora, ho preso queste lenzuola qui, adesso ve le faccio vedere meglio. Allora, sostanzialmente il sotto è un sotto bianco semplicissimo, l'ho preso perché questo va bene con tutte le lenzuola. Allora, io ho le stesse lenzuola da 5 anni che sostanzialmente piano piano si stanno distruggendo. Io rassetto, ma quando poi cominciano a farsi i buchi che li tiri fuori dalla lavatrice e si sono squarciate, li faccio diventare asciugamanini, strofinacci per fare la polvere, eccetera. E quindi però ho detto, siccome abbiamo già speso 259 euro di materasso, che non sono niente in confronto a certi prezzi che si sente, però per noi comunque sono tanti, allora ho detto cambio, cioè non cambio, prendo un lenzuolo in più nuovo e poi man mano andrò a cambiarli e sostituirli tutti. Quindi questo va bene con tutte le lenzuola che abbiamo, con tutti i sopra delle lenzuola che abbiamo. E poi ho preso questa fantasia per il copriletto, lenzuolo, non so come si chiama, che mi piace tantissimo perché richiama molto l'India, quindi un po' tutti i mandala di yoga, eccetera, quindi mi piace veramente tanto. E quindi queste erano le due federe e questa è il lenzuolo sopra senza angoli perché è quello che esce fuori dai lati e si rimbocca. E mi piace veramente un sacco. Tra l'altro abbiamo preso questa, scusate, ma continua a suonare, sono due video che adesso non li so se li vedrete in ordine, cioè così, ma continua a suonarmi il telefono, vabbè, parentesi. Questi li ho sempre mirati, ma costavano sempre sui 29 euro, eccetera, invece stavolta li ho trovati 4 euro le federe, 13 euro la parte sopra colorata e mi pare 12 euro il sotto con gli angoli bianco, perciò l'ho pagato anche meno rispetto a quando l'avevo visto le prime volte. Poi ho
Ho preso questo sottovaso che è semplicissimo, 1 euro, che mi serve per la Sanseveria perché è molto in bilico e l'altro giorno, anzi non l'altro giorno, settimana scorsa, in una settimana mi hanno preso dentro 3 volte il mio scaffalino con su tutte le mie piante in propagazione e me ne hanno fatte volare tutte per 3 volte in una settimana. Quindi, siccome lei prende dentro le altre la Sanseveria perché sgigotta tutta, allora la caccio dentro di qua così non si muove più e non mi fa cadere a ruota tutte le altre. E quindi questo l'ho pagato 1 euro, semplicissimo in latta. Poi finalmente ho preso il colino più grosso perché ho colini molto piccoli e quando devo fare tanta farina che devo setacciarla o semplicemente devo, perché vedete che la trama è a buchetti un po' larghi, quindi magari devo anche scolare una pasta che non mi serve prendere quello grosso, lavare delle verdure. Questo è ottimo e mi pare di averlo pagato 4 euro. E poi, giuro, stavolta mi sono tolto uno sfizio. Ho preso questa. Adesso la spacchettiamo insieme, ve la faccio vedere. Questa è una pentola in, non mi ricordo più se ceramica o, aspettate, adesso ve la faccio vedere. Questa va sul fuoco, sull'induzione, nel forno. E io man mano vorrei prendere, sono di 3 tipi diversi. C'è questa, c'è quella bislunga e c'è quella con un manico solo e io vorrei fare, cioè averle tutte e tre, però siccome comunque questa costa 25 e poi ce n'è un'altra che ne costa 30 e passa, una che ne costa 20 eccetera, vabbè, si possono prendere una all'anno e va bene così, però sono veramente veramente belle. Vediamo se c'è scritto di cosa è fatta. Aspettate. No. Vabbè. Boh, adesso magari è scritto qua. Si chiama Vardeng. No, Vardagen. Ogni tanto mi invento i nomi io. 25. Arrivo, Trovato in italiano. Vabbè, si può usare su tutti i tipi di cottura nel forno. Ma non dice di che cosa è fatta. Fantastico. Quindi non mi ricordo più se è ceramica. Vabbè, bella roba. Non lo so, ragazzi. Non mi ricordo più. Non me lo ricordo proprio. Comunque, vabbè, poi nel caso ve lo aggiungo qui in sovraimpressione. Però mi ricordo soltanto che quando Raffa ha visto che la volevo prendere e ha letto che era comunque una pentola che poteva rompersi, mi ha detto: "Oh mamma, la rompi". Grazie, gli ho detto. Vabbè, comunque fatta così. È blu notte. Ed è bellissima. Va anche in forno e secondo me è una roba super e poi è proprio bella, cioè mi piace proprio questo design un po' vecchio, un po' retro così. Io adoro queste cose. E quindi niente, direi che diamo chiusura a questo vlog. Vi ho fatto anche un piccolo haul delle cose che ho preso. Io, come sempre, vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi, attivare la campanella, condividere, commentare, insomma, tutto quello che serve per far crescere questo canale. Io vi ringrazio, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!